No, bisognerebbe fare sempre ogni volta una questione su conservazione, conservatore, progressista, ma poi pure lì non ci mettiamo d'accordo. Adesso è sinistra, semplifichiamo, insomma. Vabbè, sinistra radicale, di sinistra a sinistra, insomma. Mi direbbe, il rubinetto goccia, alzati e valla a chiudere per bene, che infatti è quello che pensavo anch'io. Che infatti io penso di essere di sinistra radicale, insomma, di sinistra. Sì, però mi direbbe l'uomo di sinistra radicale, questa posizione radicale di sinistra, come si è da alzarsi autonomamente, andare a chiudere il rubinetto, è efficace, ma è in contraddizione, in dissenso rispetto alle posizioni della sinistra moderata. E noi sappiamo quanto la sinistra moderata sia vicina alla destra, se non del tutto sovrapponibile. E allora che facciamo? Prendiamo una posizione che è in alternativa, per quanto di buon senso, alla destra, ma è contemporaneamente, contestualmente in alternativa rispetto alla sinistra moderata. Così ci troviamo in alternativa rispetto alla sinistra, e a parte quelli ancora più di sinistra che poi ci dicono che siamo comunque di destra, e quelli di destra che ci dicono vabbè, ma tanto è un problema tra quelli di sinistra, meglio non fare niente allora, giusto? Cioè politicamente sì, meglio. Se non fai, almeno nessuno ti dice che hai operato male. Giusto, però anche la sinistra non mi convince. Saranno i partiti che non mi convincono. I sindacati. E c'è il sindacato, perché il sindacato è quello che sta in piazza, in strada. Il sindacato, c'è poco da fare, insomma, il sindacato è quello che sta in mezzo agli operai. Ma perché i sindacati di destra ci hanno sempre fatto ridere? Perché non esiste la destra sindacale, su, è un trampolino per entrare in politica. Mai mai visto un sindacalista di sinistra che fino a ieri sta in sindacale e domani si candida, capito, per le elezioni? L'hai mai visto? Vabbè, non so, però per dire, no? Però quelli veri no, vaffanculo. Che fai? State dalla parte del tavolo? Vabbè, un po', però dico i sindacalisti veri, stanno in mezzo alla gente. Cosa direbbe un sindacalista rispetto a questa problematica della goccia? Mi direbbe, puoi alzarti e andarla a chiudere tu, autonomamente, fallo. Oppure, saldare un tappo di ferro. Sono due posizioni, alternative, ma entrambe efficaci. E però è una il contrario dell'altra. Apriremo una fase di conflitto. Noi siamo il sindacato. Per noi il conflitto è solo una fase di passaggio, è transitoria, perché il sindacato esiste quando c'è l'armonizzazione tra le parti. Quando è che ha forza il sindacato? Quando si firma, ci si mette d'accordo. Quindi, se non siamo d'accordo, meglio non imbattersi e infilarsi in un conflitto dal quale non usciremmo con le ossa rotte. Dunque, in sintesi, meglio non fare niente. All'uomo seduto nella stanza gli direbbe, stai seduto e resta seduto. Giusto, giusto, però pure i sindacati non mi piacciono. Se non ti piacciono i sindacati, non ti piacciono i partiti. Però adesso ci stanno dei movimenti che sono differenti dai partiti, che non sono mica come i partiti di una volta, che sono al di là della destra e della sinistra, di questi schieramenti ideologici, proto-politici, diciamo addirittura, novecenteschi se non ottocenteschi. No, cosa mi direbbe uno di questi? Di queste forze nuove? Forza nuova, però insomma, comunque, forse questi, insomma, questo movimento politico pure che possiamo perdere, mi direbbero rispetto alla goccia, che cazzo ne so, io quando sono arrivato io già gocciavo il rubinetto, mi spiace, ecco, mamma mia, ecco. Io sono arrivato e c'era il rubinetto, il lavandino, quello seduto e pure la goccia, vaffanculo, ed era pure cascato già piano, cioè colpa mia. Oh, 2 ore di internet gratis, giusto. L'uomo seduto nella stanza.